Eccoci qui giunti ai piedi di questo macigno, di questa pietra. Questa pietra che rappresenta un po' anche la storia di tutto il Ponte del Diavolo. Infatti, come vi ho detto nell'altra trasmissione, questa Madonnina fu posta proprio per scacciare il maligno da questo luogo. Il maligno che sembra che dopo che vi è stata messa la statua della Madonna abbia inveito addirittura sulla pietra con questi segni che sono, ecco, indicati dal bastone qui in basso. Questi segni che prima non esistevano assolutamente, perlomeno a detta dei vecchi, di quelli che passavano da questa zona, dagli abitanti di San Michele. Ecco, il punto dove la capra si faceva trovare, Diego, se mi inquadri qui la strada, era qui passato il macigno. Qui in mezzo tutti dichiarano, almeno moltissimi dichiarano, di aver visto questa capra in mezzo alla strada che invitava la gente a seguirla. Infatti la seguivano per prenderla, logicamente, portarla forse a casa, portarla col proprio gregge. E a un certo punto, sopra questo macigno, la capra scompariva, non faceva più sapere niente di sé, fino all'altra apparizione. Una volta si racconta che questa capra addirittura si travestì d'agnello. Forse nessuno più la seguiva, forse nessuno più veniva fatto di prenderla, spaventati da queste scomparse improvvise. In fondo al ponte trovarono quest'agnellino, e il pastore, che adesso logicamente è morto, ma l'ho conosciuto anch'io, era un possidente di San Michele, se la caricò sulle spalle e salì questa salita. Piano piano, strada facendo, quest'agnello si ingrossava sempre di più, e il pastore, il contadino, sentiva sempre più aggravarsi il peso, fin giunto in cima, dove adesso c'è una croce a ricordo di questo fatto. Se ne accorse che invece di essere un agnello era diventato un montone con le corna, insomma non si sa se poi fosse un montone o fosse la solita capra che vedevano prima. Ecco, questo è l'ultimo fatto. Dopodiché sono successi altri fatti. In questo luogo preciso, il guardiano fu trovato, Biondi Florindo, paralizzato, e da allora più non si è più ripreso, proprio in questa nicchia. Biondi Florindo fu trovato paralizzato proprio in questo punto qui. Mentre l'ultimo fatto che io ricordo e lo posso testimoniare, come lo possono testimoniare tutti i fiumalbini, una turista, penso del Ferrarese, prese il ponte e passò il ponte. Da quel momento non se ne seppe più nulla. La donna scomparse finché proprio io fui, per disgrazia dico, perché l'effetto fu molto forte, l'emozione fu molto forte per me, facendo delle fotografie a The Boy Scout, vidi qualcosa di là dal ponte, in località la zona, che mi sembrava veramente una persona. Andai, mi accertai, era la donna che era morta in una posizione quasi assurda, seduta con le mani così, a bocca aperta, senza avere nessun segno, né che fosse caduta da un macigno, né che fosse caduta da qualche altra parte. Ecco, questa è l'ultima testimonianza che si può portare di questo luogo che dicono fosse un luogo maledetto. Ecco, da un po' di tempo a questa parte però non è successo nient'altro, anche perché giusto non ci passa più nessuno, il luogo qui, la strada è stata abbandonata e non passa più nessuno di qui. Però c'è da dire una cosa, che nessuno qui di notte anche prima ci sarebbe passato. Io voglio sentire adesso, esempio, da William una cosa. William, ci passeresti tu di notte? No, senz'altro. Ma non ci passeresti per cosa? Per quello che sento dire, certo, non per paura, ma solamente perché uno si impressionerebbe, è chiaro. Sta sicuro. Signora, tu dopo aver scritto il tuo articolo, aver visto il luogo tutto, te la sentiresti di passare qui di notte? No, potendo scegliere eviterei. Anche se una cosa che mi ha incuriosito fin dalla prima volta che sono venuto in questo posto sono questi due richiami.
chiamiamoli religiosi, cioè la croce all'ingresso del sentiero e questa Madonna alla fine del sentiero, che chiudono un po' questo ponte quasi per proteggerlo, no? Cioè un po', diciamo, sono due sponde che sono state create proprio per isolare. Certamente se non ci fosse niente di storia non avrebbero ricavato quella nicchia, vero, con un grande lavoro, perché è assurdo ricavare una nella nicchia roccia. Nella roccia, vero? Allora, c'è qualcun altro che vuol dire qualcosa su questa, su questo ponte? Claudio, vieni qui, perché tu sei un inventore di fumetti, potresti inventare qualcosa anche sul ponte del diavolo. Appunto, ma proprio perché sono un inventore sono poco adatto a dare testimonianze storiche, perché potrebbero essere sempre sospettate di essere montate. Certo, più frutto di fantasia che... Non c'è dubbio comunque questo apparire e sparire di caproni, il caprone, il simbolo... diciamo grafico con cui è stato rappresentato sempre il Satana, il demonio, no? Che perciò non è un caso che l'animale fosse un caprone e non un asino e un'altra cosa, quindi però non ho testimonianze personali da dare. Per esempio, tua nonna non ti ha mai parlato? No, mia nonna purtroppo non era una brava raccontatrice, perché probabilmente ne avrebbe avute tante da fare. Io l'unico ricordo personale che ho di questo posto è quando subito dopo guerra si veniva a Castagne, ma questo non ha niente a che fare col demonio. In quel momento eravamo qua sotto, in una delle boschi di castagne qua sotto, dunque noi sapevamo, eravamo ragazzi, sapevamo che i proprietari dei castagneti non avevano evidentemente piacere che noi raccogliessimo le loro castagne, che poi si trattava di razzolare un po' per terra quelle cadute. Quella volta ci corse dietro un contadino con un pennato in mano. Io prendemmo tanta paura che credo che dal punto al passetto abbiamo stabilito il record di velocità quella volta. Questo è proprio l'unico ricordo personale che ho legato a questo ponte. Beh, comunque anche questa è un'avventura. Torniamo verso il ponte, facciamo qualche inquadratura del ponte e poi ce ne ritorneremo sulla strada Giardini con le nostre storie e con le nostre ulteriori scoperte su questo luogo.